Amici di YouTube, bentornati qui con un nuovo con una nuova partita di gameplay con PGR3 Project Gotham Racing. Siamo a corsa di mezzanotte a Manhattan, New York, e niente di più. Senza perdere bando alle ciance, andiamo direttamente nel video, iniziamo subito a vedere, insomma. Vediamo, prima corsa, seconda corsa, terza corsa, quarta corsa. Ok, sono 4 gare che le faremo tutte e 4 insieme in questo video. Buona visione, amici miei, e ci vediamo poi, anzi ci sentiamo poi alla fine del video per i ringraziamenti, i saluti finali. Ciao a tutti, a dopo. E ok amici di YouTube, abbiamo finito anche questo campionato qui di corsa a mezzanotte. Passiamo al prossimo campionato che vedremo nel prossimo video. Per il momento vi saluto, vi ricordo sempre di lasciare un bel like e di condividere il video per supportare questo mio piccolino canale, questo piccolissimo canale che ha tanto bisogno di crescere con il vostro aiuto. Siamo in 236 follower che mi seguite, aiutatemi ad aumentare ancora di più, amici di YouTube, cari fratelli e sorelle che guardate questi video. Allora, poi un'altra cosa che vi volevo dire, che ogni tanto preferisco ribadire, le registrazioni le sto facendo con la scheda di acquisizione dell'AverMedia, la Game Capture HD2, dato che sto registrando su Xbox 360 e l'AverMedia registra per Xbox 360 a 720 pixel per, mi pare, a 60 o 30 frame al secondo. Poi invece il microfono che state ascoltando è un microfono archetto wireless collegato a un mixer esterno dell'Italian Stage, e il wireless invece del microfono è ricevitore della Icon della Proil, una marca Proil, una sottomarca Proil che si chiama Icon. Tutto quanto su alcuni giochi l'audio si sente abbastanza bene, invece su altri giochi si sente un leggero fruscio, tutto quanto che poi in fase di editing eliminerò se è talmente tanto pesante con un programma, un software audio apposito che si chiama Adobe Audition, che c'è proprio negli effetti la rimozione del fruscio, del ronzio, quello lì. Insomma niente, per questo video termina qui amici, spero che vi sia piaciuto come al solito con la Lamborghini Diablo GT, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie per la visione di questo video.